Buonasera agli amici di TG Procida e agli amici della rete. Torniamo dopo 2 settimane un po' di pausa. Ogni tanto ce la prendiamo pure noi un po' di pausa con l'avvocato Lubrano, con la nostra rubrica tra ente apparato ed ente comunità. Stasera con noi, come potete vedere, il professor Gino Finella, cittadino onorario di Procida, molti anni anche in consiglio comunale, primo presidente del consiglio comunale. E soprattutto a me preme ricordare una cosa personale: era un amico di mio padre, e due, è una persona molto attenta alle dinamiche dell'isola di Procida, per la quale quasi con una certa cadenza e con una certa assiduità possiamo leggere anche sul nostro sito, sul sito del Dispari Quotidiano e sul giornale cartaceo Il Dispari. Allora, caro Gino, buonasera. Buonasera a te, grazie innanzitutto di avermi invitato. Io voglio veramente partire così e poi passo subito la parola all'avvocato Lubrano. Questa Procida, passato un po' la sbornia delle elezioni, io te voglio parlare di politica, quindi così, e poi ti chiedo qualcosa, così sgombriamo subito il campo, sì. Di cosa vogliamo parlare. Passata la sbornia delle europee di un paio di settimane fa, domani si voterà un po' nei ballottaggi, quindi noi siamo fuori da queste dinamiche. Ti sei fatto un'idea della politica a livello nazionale, dove sta andando nello specifico in Regione Campania e ancora più nello specifico nella nostra piccola comunità? Allora, guarda, io ti rispondo innanzitutto a livello nazionale. Chiaramente quello che sta succedendo a livello nazionale non rientra né nel mio modo di pensare alla politica né nelle mie idee politiche. Questo non significa che io non stimi o non condivida l'operato di alcune persone, di alcuni politici, di alcuni ministri. E in parte in alcune cose condivido anche quello che dice Salvini, che non è un personaggio che a me è particolarmente simpatico. Però ciò non toglie che sotto certi aspetti un minimo di ragione probabilmente ce l'ha anche, legato più agli errori che hanno commesso gli altri che non alle sue capacità di modificare realmente la politica italiana. Ma quello proprio che non condivido sono i 5 Stelle, proprio non riesco proprio a condividerli. E non riesco a condividerli perché io non sono convinto che si possa governare e fare politica senza avere fatto una gavetta culturale, senza avere fatto una gavetta politica e senza avere un'esperienza, che soprattutto amministrativa, perché tu hai accennato prima che io sono stato il primo presidente del Consiglio Comunale. Quando nel 2000 io fui eletto consigliere comunale, e ti dico, mi meravigliai anche di questa elezione, ero il capolista della lista dell'allora sindaco Luigi Muro, fu un invito che accettai molto dubbioso, anche perché ero certo di non essere eletto, devo dirti la verità, invece fui eletto e quando divenni consigliere comunale, la prima cosa che mi posi come obiettivo era quello di cercare di capire come funzionasse il Consiglio Comunale. Io avevo fatto il consigliere d'amministrazione della grande Università Federico II, avevo fatto il consigliere d'amministrazione dell'Ente Lirico San Carlo, ma mai ero stato in un Consiglio Comunale che ha delle dinamiche totalmente diverse da qualsiasi Consiglio Comunale di amministrazione. E ha delle dinamiche diverse perché sono diverse le modalità con cui il singolo consigliere si approccia nel Consiglio Comunale. Per cui mi trovai in grandissime difficoltà, tanto che pensai di dimettermi, perché non appartenevo, era un mondo nel quale non riuscivo ad entrare in quel meccanismo, avevo bisogno di imparare, ecco. Dopodiché il Consiglio Comunale mi chiese all'unanimità di fare il Presidente del Consiglio Comunale e credimi, ho studiato moltissimo, ho studiato lo statuto, il regolamento, ho studiato le leggi, ho cercato di portare, di fare il Consiglio Comunale nel modo più equilibrato possibile, evitando chiaramente delle ingerenze inutili, perché il Presidente deve essere super partes, ma soprattutto evitando di entrare in quella logica, diciamo, di conflittualità che in ogni Consiglio Comunale esiste e dalla quale io volevo essere tirato fuori. Imparai moltissimo da questo studio e forse alla fine del Consiglio Comunale avrei anche potuto candidarmi a sindaco. Guarda che bello, bello. Per l'esperienza che avevo avuto e per la capacità di aver compreso il meccanismo della macchina comunale. Questo nel 2005? Nel 2005. Ti è stato mai chiesto di candidarti a sindaco? Non mi fu chiesto di candidarmi, non mi sarei candidato,
perché avevo visto come andava, come sarebbe andato l'evoluzione del percorso post mia presidenza, pensai che la mia esperienza fosse terminata e pensai anche che si può fare il sindaco se lo si fa a tempo pieno. Io facevo il primario chirurgo, non potevo farlo, non avrei potuto vivere con lo stipendio del sindaco, perché non ero in condizioni di vivere con 2.000 euro al mese, so che sono tante, ma in quel momento per me non era possibile, e quindi non potendo scegliere, non potendo dividermi tra fare il chirurgo e fare il sindaco, scelsi di continuare a fare il chirurgo. La tua professione. E lasciai. Questo però non mi impedì di continuare ad interessarmi della politica, di continuare ad interessarmi di Procida e di continuare a criticare, a giudicare e a valutare l'operato dei sindaci successivi. Dal sindaco immediatamente dopo il 2005 a quelli successivi fino al sindaco di oggi. E penso che questa operazione l'ho fatta con grande correttezza, con grande semplicità e soprattutto senza essere nemico di uno e amico dell'altro. Perfetto, io penso che l'introduzione sia stata veramente molto esauriente, caro Porfirio, del nostro professor Finilli, con la quale dice: il giorno in cui io ho messo, tra virgolette, un po' il piede fuori dall'aula del Consiglio Comunale, ho cominciato a osservare, è stato un attento osservatore, noi ne siamo testimoni. E noi dovremmo partire, Procida dovrebbe partire, ormai siamo quasi in clima di passata questa campagna elettorale, alla prossima. Siamo quasi ormai, si vive questo fermento, noi lo viviamo, forse noi lo viviamo già da tempo, forse chi vive il territorio. Dovremmo attingere da fonti di chi, in qualche modo osservatore anche quasi esterno, può portare il proprio contributo all'isola, al territorio, con idee, con innovazioni e anche con un modo nuovo di poter intendere la cosa pubblica. Anzitutto buonasera, ringrazio anzitutto il professore Finilli della sua partecipazione. È sempre un piacere, un onore, aggiungo io, avere persone come lui a partecipare a un tal tipo di dibattito, in quanto anzitutto lo vivacizza, anzitutto lo eleva, perché chiaramente lo spessore del professore è indiscutibile, è notorio tra le altre cose. E io mi permetto anche, a parziale integrazione di quello che diceva il professore, che condivido appieno, io mi permetto, diciamo così, di aggiungere una cosa, che il professore, persone come lui, sicuramente, proprio per aver ricoperto, diciamo, un ruolo super partes, è come se avesse ricalcato, rispecchiato la sua indole. Lui è una persona super partes, sempre obiettivo, sempre pacato nei toni, critico al punto giusto e probante dal profilo di cui tu mi facevi richiesta nel valutare in progresso di anni i vari, l'operato dei vari governi comunali che si sono succeduti. Quindi ce ne fossero tante di persone come Gino Finilli che ci potrebbero sicuramente arricchire facendo tesoro, diciamo così, delle loro osservazioni in modo tale da migliorarci sempre. Il discorso è molto ampio, chiaramente, e l'ampiezza appunto di tale discorso risente inevitabilmente della contestualizzazione, diciamo, della situazione ambientale in cui che si vive in piccoli centri, appunto come Procida. Tu dicevi c'è un grosso fermento, io veramente lo condivido parzialmente. Io soprattutto, e prima ne parlavo col professore, soprattutto un po' come in tutta Italia, però nei piccoli centri chiaramente più visibile, perché ci conosciamo un po' tutti, sostengo sempre i rapporti interpersonali hanno un peso specifico, un certo condizionamento. Questo assunto del disinteresse, in particolare dei giovani, verso la politica, veramente è una piaga che bisognerebbe in maniera assoluta, diciamo, come dire, guarire. E come guarirla? Come dire, attivare degli input, delle iniziative da suscitare quantomeno il profilo della curiosità. Poi dalla curiosità nasce l'interesse, per cui proprio poc'anzi con il professore argomentavamo proprio su tale profilo, poi fondamentalmente, per cercare di capire veramente per sensibilità genitoriale, perché io sono certo che lui in prima persona assolutamente non abbia alcuna velleità, diciamo così, di ambire a posizioni, diciamo, di governo comunale, ma sicuramente ci fa onore, come dire, l'assistenza, il contributo
e ripeto, partendo da una sensibilità genitoriale, oltre che dalla preparazione prima come professore, professionista, eccetera, e poi come esperienza amministrativa. Fa specie nel suo argomentare l'umiltà con la quale ha prospettato la sua voglia di migliorarsi in una macchina burocratica, cioè trapiantato in una situazione completamente diversa rispetto al suo vissuto, diciamo, professionale. Ciò nonostante ha avuto l'umiltà, la voglia e l'entusiasmo soprattutto di mettersi in discussione e di cercare di capire come funziona la macchina burocratica in modo tale da assolvere nella maniera più proficua e consona possibile il ruolo super partes di Presidente del Consiglio che lo ha contraddistinto nell'epoca di cui abbiamo parlato e di cui è notorio tra l'altro. Ovviamente quando parlavo di fermento, ovviamente i giovani che si fermentano tranne il sabato sera su poche cose ben definite, ovviamente il fermento era relativo agli attori protagonisti della prossima scena politica, che sono molto, io li vedo molto che si stanno muovendo, e la cartina torna solo delle ultime europee, ne è un po' testimonianza, qualcuno ha fatto più campagna elettorale. Gino, entriamo un po' nel vivo. Guarda Leo, posso interrompere? Sì. Qualche giorno fa, davanti a un televisore, accendendolo a casa per sbaglio, mi sono imbattuto in Linea Blu, programma che voi conoscete. Non sapevo di cosa parlasse, né avevo l'idea di quello che parlasse, per cui ho acceso, a un certo punto ho sentito siamo nell'isola di Procida. Mi sono soffermato, mi sono seduto sul divano e mi sono goduto questo spettacolo immaginifico. Uso bene il termine, perché mi ha fatto vedere quell'isola della quale tante volte ho scritto e della quale tante volte ho parlato, nelle sue contrade, nei suoi colori, nei suoi vicoli, nelle sue storie, nei suoi personaggi, nella sua natura, nel suo mare, nella bellezza che io ricordavo, che continuo a descrivere e che vorrei che i nostri giovani comprendessero. Allora, cosa penso? Se io, te e l'amico Porfirio non siamo stati in grado o non siamo in grado di insegnare ai nostri giovani cos'è quest'isola nel suo splendore storico, culturale e di bellezza, probabilmente non riesce a fare la televisione. È una speranza per me, grandissima. Che linea rispondo a lui prima di parlare della politica, perché questa speranza possa servire a questi nostri ragazzi di capire che hanno nelle mani uno scrigno, basta solo aprirlo. Però per aprirlo bisogna che questo scrigno non venga intaccato, non venga rovinato, non venga distrutto, non venga perforato in modo che escano le sostanze dal suo scritto. Bisogna lasciare tutto all'interno e preservare quello che c'è. È questo l'obiettivo. E forse noi non ci riusciamo, ma Rai 1 forse ci riusciamo. Forse Rai 1 ci affidiamo a Linea Blu quello che non sappiamo. Adesso parliamo della politica. Parliamo di politica, cioè nel senso che poi parlare della politica significa parlare anche di Linea Blu. Mentre ai giovani li affidiamo Linea Blu, diciamo, al resto affidiamo i politici locali. Noti questo fermento, non facciamo fare la cronologia delle ultime amministrazioni, significherebbe riannodare i fili troppo indietro e tutto, parliamo di questa, dell'ultima generalmente, con la quale poi bisognerà confrontarsi quella uscente con se stessa e quella che vorrà affrontarla contro l'amministrazione di Dino Ambrosini. Le cose buone, le cose così, lasciamo agli altri fare le pagelle. Poi l'ultima persona che vorremmo chiedere proprio a te le pagelle. Che idee ti sei fatta della macchina amministrativa della Procida che vorrei? Quindi di chi ha amministrato l'isola, e mentre ti dico questo, anche se ti hai fatto uno spaccato dell'opposizione, perché tu mi insegni che una buona amministrazione deve avere anche una buona opposizione. Prego. La decadenza comincia nel 2010. Comincia questa decadenza perché comincia la caratterialità dei personaggi che componevano l'amministrazione. Attenzione a quello che vi sto riferendo. Caratterialità vuol dire atteggiamenti, modi di essere, proposizioni verso gli altri insignificanti. Uso bene anche questo termine. Perché per essere leader bisogna avere tre caratteristiche: saper delegare, conoscere a fondo e fino in fondo le problematiche ed aver fiducia, altrimenti non si può essere leader. E purtroppo dal 2010 comincia questa decadenza. Mancanza di fiducia, mancanza di capacità delegante, mancanza di capacità propositiva in termini politici,
e soprattutto mancanza di un'idea di progetto sostenibile dell'isola per il futuro. Cioè finisce la politica e comincia l'amministrazione giorno per giorno. E questa è la mia idea. Questo purtroppo, nonostante ci fossero tutte le ragioni, le speranze e le possibilità che ciò migliorasse nel corso del tempo, invece è diventato una situazione statica. Sì. E se è continuata nel tempo, mantenendo costantemente e in modo, diciamo, quasi, come dire, come una linea netta, lineare. Sì. Cioè, sospeso in una bolla. Sospeso, sì, è rimasto immutato, sì, questo atteggiamento, che è un atteggiamento fatto di mancanza di deleghe. Di delegare vuol dire, sì, sì, no, dare ad altri possibilità, sì, sì, mancanza di fiducia verso gli altri e quel senso, come devo dire, di capacità dialettica e di confronto dal quale nasce sempre, sempre una cosa propositiva, sempre, anche nello scontro. Quindi questo è il problema di quest'isola, è un problema di uomini, purtroppo è un problema di uomini. Gino, ma dobbiamo, cioè, l'anno prossimo passa l'idea che abbiamo perso 10 anni. Non li abbiamo persi, non è, no, questa è una cosa che non trovo cattiva. Troppo onestamente, non mi piace dire questo, no. Non è una questione di aver perso 10 anni, è una questione di non essere riusciti a costruire un percorso per il futuro, che è un'altra cosa. Cioè, io ritengo che il progetto politico esiste, si può svolgere in due modi. Quello, diciamo, giornaliero, quotidiano, l'amministrazione, sì, giorno dopo giorno, cioè, cercare di risolvere il problema di lei, il problema di Porfirio, il mio problema, sì, il problema di Giovanni, il problema di Antonio, e così via, è un problema di sostenibilità nel tempo. Ecco, io penso che tutta questa prima parte è avvenuta, la seconda non c'è. Il sogno è venuto meno, sì, ma non c'è mai stata neanche prima. Attenzione, non è che io voglio accusare qualcuno, allora, io non accuso nessuno, dico che non c'è stata prima e non c'è stata adesso. Sì. Allora la domanda che tu mi potresti fare è: cosa prevedi per il futuro? E io ti rispondo: cosa vuole il popolo procidano? Vuole continuare nella stagnazione? Vuole continuare a vivere in una dimensione statica senza che nulla cambi? Perché ho questa impressione. Del giorno dopo giorno senza pensare a... Piuttosto che progettare qualcosa di cui peraltro Procida ha avuto una fortuna incommensurabile. Se voi avete sentito Linea Blu, ti prego Porfirio, se interrompimi, se io dico... No, per carità, Gino. Ti prego di interrompermi. Sì, sì. Linea Blu, la giornalista splendida, ha detto due parole, ha iniziato così. Improvvisamente avete avuto una pubblicità che non sapevate neanche di avere. E cioè parliamo dell'Apple, certo, per capirci. Certo. E guarda caso, siccome l'Apple è molto seguita dai giapponesi, tutti i giapponesi si sono riversati a Procida. Per fare che cosa? Per dipingere la coricella, perché quella era l'immagine che l'Apple aveva proiettato nel mondo. E noi cosa abbiamo saputo fare? Trasformare la coricella in un bistrò all'aperto, dove le reti sono ormai abbandonate, dove non c'è nulla. Allora qualcuno mi può dire, diceva, tu non vuoi il turismo? Sì, lo voglio, ma lo voglio ordinato. Cioè, lo voglio ordinato, lo voglio equilibrato e lo voglio educato. Punto. Sì, sì, c'è modo e modo, certo, certo. A parziale integrazione, il dottor Finelli poneva proprio uno dei problemi, che è quello relativo anche a questa grande opportunità che per troppi anni abbiamo lasciato che venisse gestita giorno dopo giorno, e oggi si vedono i risultati, è quella relativa al turismo, che poi porta con sé il traffico, la mobilità sostenibile, i trasporti e compagnia cantante. Questo è uno dei punti sulla quale veramente dovremmo in qualche modo fare tutti quanti una riflessione, perché se vogliamo che poi Linea Blu faccia passare quel messaggio, noi come comunità dobbiamo fare delle scelte, e allora vivere e scegliere e rinunciare. Siamo pronti come comunità a vivere quel sogno che dice Gino, che da 10 anni qualcuno ha un po' strozzato, o ci siamo lasciati contaminare da quel modo di essere amministrati? Siamo pronti a questo? Non siamo pronti? C'è la possibilità che da qua un anno qualcosa vada in questa direzione? Allora, io per carità
mi associo parzialmente a quello che Gino sosteneva poc'anzi. Perché parzialmente? Perché io imposterei il discorso su basi leggermente diverse. Io non parlerei di 10 anni o di 15 anni o di 20 anni, io fisserei un criterio. Il criterio qual è? Ciò che si riceve in eredità, ciò che si lascia in eredità dai vari governi comunali che si succedono nel tempo. Solo così è possibile valutare, secondo il mio modestissimo apprezzamento, valutare un operato come buona amministrazione o cattiva amministrazione, in linea di principio. Fatta questa premessa e condividendo l'assunto di Gino per quanto attiene, diciamo così, una sorta di appiattimento, come se lo status quo di immobilismo stesse un po' bene paradossalmente a tutti, vengo al dunque della tua domanda. Secondo me certo che una progettualità, una visione è possibile vedere ed intravedere. Perché questo? Perché secondo me a Procida ci sono comunque le risorse umane che, come dire, amalgamate ed affiatate in una squadra variegata. Io per variegato dal profilo contenutistico intendo sia, come dire, l'elemento tecnico, quindi la capacità tecnica di capire i meccanismi della macchina burocratica, sia la capacità più propriamente politica di, chiaramente, di svolgere un'attività di indirizzo, di programmazione e di controllo sugli uffici, in modo tale che gli obiettivi programmatici per la crescita dell'isola a 360 gradi, e non mi soffermo oltremodo perché l'esposizione del professore è stata assolutamente esaustiva, possa diventare splendida realtà. Però ritornando a quello che dicevo poc'anzi, un discorso di impostazione, io ripeto, è una mia, come dire, una mia convinto assertore che il governo comunale, per governo comunale, vada esaminato con il criterio di ciò, ripeto, che si riceve in eredità, ciò che si lascia in eredità, con gli elementi anzitutto della causalità nell'azione del governo comunale, cioè specificando, ripeto, stagione politica per stagione politica, ok, tutto ciò che si è fatto e ciò che non si è fatto. Quindi il buon o il mal governo, okay, di una pubblica amministrazione va correlazionato anche e soprattutto al profilo contabile, perché in correlazione chiaramente ai poteri di cassa di cui si dispone. Allora, se si riesce in clima di austerity, e qua devo spezzare una lancia a favore comunque di questo governo comunale, il quale, al di là che ha intercettato dei finanziamenti importanti, in generale la loro azione è al di là del ciò che è sacrosanto che ha detto il professore, comunque ha contribuito a crescere sempre di più la visibilità dell'isola, che poi questa visibilità possa, come dire, comportare un rivoluzionamento del profilo identitario tipico di certe zone, come Borgo dei Pescatori e Marina Conricella, per una mancanza di ordine, di disciplina programmatica, giusto per intenderci, per carità, chi è che non sbaglia? È l'immobilismo. Ciò che bisogna evitare è l'immobilismo. Che poi ci sia stato un contributo dall'esterno importante a visibilizzare sempre di più posti incantevoli come la Conricella, questo è incontrovertibile, ma quante volte noi parliamo di luoghi altrettanto, diciamo, incantevoli di Procida, che non siano solo la Conricella e la Chiavolella? Ma non è che voglio divagare, però io direi, dico sempre, anzi più che direi, che in questo modo si rischia paradossalmente la crisi della visibilità per eccesso di visibilità. Punto. Si rischia di sovraccaricare, fare una sorta di calderone la Conricella, snaturandolo del profilo identitario di cui parlavo, e svuotare altri posti parimenti incontevoli. Abbiamo parlato tante volte, sono notori, Punta Sedra, Punta Pizzago, che sono degli scenari fantasmagorici. Non voglio essere banale e scontato, quindi giusto per concludere, nulla questio a quello che diceva il professore, anzi lo condivido, ma ritengo che vada un attimino integrato da un profilo dell'impostazione per poter, come dire, valutare l'operato di un governo comunale da un profilo amministrativo secondo, ripeto, il criterio è ciò che si riceve in eredità, ciò che si lascia in eredità. Solo così possiamo essere probanti. Perfetto, hai ripercorso quello che proprio poche ore fa il consigliere Scotto Di Perta, prendendo le distanze da questa amministrazione, però poi suggeriva anche questa tua riflessione, cioè secondo lui diceva, nonostante tutto quello che si è ricevuto di positivo da parte
delle amministrazioni precedenti, parlava di finanziamento, la parte contabile, comunque si è amministrato male, poi indipendentemente ma vedi, o come si può amministrare bene. Noi parliamo in termini obiettivi, si appendiamo. Vedi, Leo, la parte economica di un'amministrazione, come anche dello Stato italiano, assume un livello importantissimo nella gestione della cosa pubblica. Fondamentale. Però Salvini, a cui hai fatto riferimento in apertura, ci ha insegnato che si può fare anche alcune cose senza costi eccessivi, sì. Cioè a costo non zero. Quasi a costo zero, ma insomma. Allora io adesso non entro nel merito dell'economia del comune, perché non conosco la realtà comunale, non conosco le casse del comune, però entro nella realtà educativa del comune, educativa. Da professore universitario ci tengo molto all'educazione. E allora vi faccio una domanda: si poteva rendere più vivibile la Marina Grande? Si poteva chiudere al traffico la Marina Grande e renderla pedonale? Tutti mi risponderanno i commercianti, vi faccio l'esempio del Vomero. Fu fatta una protesta che durò 20 giorni, cassonetti per l'aria, tutto, perché non volevano che si chiudesse via Luca Giordano e via Scarlatti. Provate adesso ad aprire via Luca Giordano e via Scarlatti. È un esempio. Certo. Che sì, vabbè, no, si poteva rendere la Ciraccio, ecco, per rimanere ai posti suoi che dice contaminata bellezza. Quante volte ne abbiamo parlato di Quante Ciraccio? Quante volte ne ho parlato io di Ciraccio? In una condizione di, non dico di ristrutturazione, perché mi rendo conto della difficoltà e dell'impegno economico, ma almeno di pulizia educativa. Ecco, si poteva evitare questi posteggi in modo volgare fino ad arrivare quasi a peggio di Napoli, peggio, in terza fila, in seconda fila. Si poteva evitare le gabbie e le conigli che sono qua davanti ai bar, che sono delle cose vergognose. Si potevano evitare i tavolini che arrivano a dismisura fino a fuori la spiaggia, fino a fuori la strada, e così via. Ma quante possiamo finire? Sì, si poteva evitare la frutta in mezzo alla strada come nei vicoli più fetenti della città di Napoli, che è una vergogna col traffico che passa e la gente che deve, da medico dico questo, deve comprare, e poi si lamentano delle malattie e dei tumori. Si poteva tutto questo. Sì. Ed era a costo zero. Sì. Perché non si è fatto? E ritorniamo al solito discorso. Perché è un problema di educazione della cittadinanza. E allora qualunque amministrazione o decide di essere impopolare o continuerà inevitabilmente la stessa condizione. Per cui io dico sempre, quest'isola ha bisogno di un sindaco, è una volta e per tutte lo dico, che faccia il sindaco una sola volta e non si cambia di me più. Punto. Questa è la mia personale idea. Può essere sbagliata, può essere un'idea sconclusionata, forse da vecchio, da anziano brontolone probabilmente, però di fatto io credo che questa sia la necessità. Cioè non pensare alle prossime elezioni, ma fare quella là e quindi... Perché no. Bisogna che qualcuno salga sul sedile più alto e dica, caro Porfirio, tu la gabbia dei conigli, non la metti, il suolo pubblico non lo hai, certo. Punto. Sì. O fai quello che dico io o non lo hai. Sì. Basta questo e bastano te. E guarda, io ti porto come esempio, e con questo chiudo perché non voglio dilungarmi eccessivamente, altrimenti faccio perdere troppo tempo a tutti quelli che ci ascoltano. Voglio dire, cioè, questo vecchio brontolone che vado, dice Giuseppe. Io quando cominciai a fare presidente del Consiglio Comunale, si tiravano le bottiglie d'acqua, ci si alzava e si usavano cattive parole, ci si rivolgeva al pubblico per parlare. Si faceva una sorta di show durante il consiglio. Alle 8 di sera cominciava, a mezzanotte facevamo lo show. E la prima volta, la seconda volta, la terza volta, la quarta volta chiama il maresciallo Doretto. Qualcuno di voi se lo ricorda? Sono. Perfetto. Lo fece entrare nell'aula del consiglio e disse: maresciallo, io sospenderò 3 consiglieri. È storia questo, non è agli atti. Lei li deve accompagnare fuori. E il consiglio ha cominciato a diventare educato. Prima. Seconda cosa, non lo riunivo più alle 8 di sera, sono andato 6 volte dal prefetto, 6, non una, 6, perché ho avuto 6 volte lettere che mi dicevano che il consiglio doveva essere riunito alle 8 di sera e io risposi al prefetto, io lo faccio di mattina, così do un solo giorno di vacanza, lei mi autorizzi a farlo di sera e a dare 2 giorni di vacanza, il prefetto disse grazie, buona giornata, arrivederci, e mi liquidò, 6 volte.
ma non lo feci per non dare il secondo gioco, ovviamente. Lo feci perché non volevo lo show. Lo show, che era rivolto alle 4, 5, 20, 30 persone che partecipavano al Consiglio Comunale. Allora cosa voglio dire? C'è bisogno di una regola. Se non si mettono delle regole e si fanno rispettare quelle regole, non può funzionare nulla. E in questo Salvini ha ragione. Ecco, ritorno al discorso di partenza. Iniziale, certo. Perché la regola è fondamentale. E la regola serve che tu, quando entri nella stanza del sindaco, l'educazione insegna che bussi alla porta e aspetti un prego. Non so se è sì, sì, certo. Quello che dice il professore sacrosanto e conferma sostanzialmente quello che sostenevo io. Il problema non è di oggi, di questo governo comunale, ma evidentemente di una somatizzazione ad una sorta di educazione clientelare, giusto per fare sintesi, vabbè, che ha creato veri e propri, diciamo, show, giusto per intenderci, usando l'espressione usata dal professore. Io sono perfettamente d'accordo non nel fare le norme, già esistono, bisogna farle rispettare, l'educazione alla legalità, al rispetto verso le istituzioni e il consesso civico di cui lui, il professore, è stato presidente, lei è la prova provata. Cioè, voglio dire, la coazione, il profilo coercitivo di cui parlava il professore, come dire, dovrebbe essere in una comunità, come dire, matura, dovrebbe essere una norma assolutamente residuale ed eccezionale. Cioè, norma assolutamente residuale ed eccezionale. Quindi, se il professore ha dovuto ricorrere allo strumento coercitivo, vabbè, per far funzionare un qualcosa che naturalmente, fisiologicamente dovrebbe funzionare secondo l'ABC dell'educazione, e allora evidentemente questo problema era già somatizzato chiaramente nella comunità di cui i rappresentanti nel consesso appunto erano presenti in quei frangenti appunto in cui il professore ha dovuto ricorrere all'estrema razza, definiamola così. Quindi il discorso più ampio qual è l'assunto di base? È che purtroppo scardinare, essere discontinuità rispetto ad un passato è un discorso che anzitutto deve trovare come fonte l'educazione. L'educazione, il rispetto verso le istituzioni. Ora il professore è un professore universitario, ha anteposto in maniera sacrosanta il profilo educativo, perché il profilo educativo è anche formativo. Il problema è che in piccole realtà come Procida, dove tra virgolette l'educazione clientelare ha ingenerato, diciamo, nelle persone questa sorta, a me tutto è consentito, diversamente graduato, diciamo, a seconda dello spessore delle persone, ci mancherebbe. E questo è un altro errore. E questo è un altro errore, mi rendo conto, ma io sto facendo un'analisi da un profilo assolutamente obiettivo, confermando per altre situazioni, forse più concrete, la giustezza di quello che sostenevi tu. Ho voluto solamente un'esplicitazione. Sì. Allora ce ne fossero persone con mentalità come quella del professore, che come esempio, cioè l'emulazione deve essere cultura. L'emulazione alla legalità deve essere cultura, deve essere il modus agendi, la forma mentis che deve informare i comportamenti al di là delle norme. Al di là della norma già è un qualcosa di patologico, perché la norma, se prevede, diciamo, una certa fattispecie a cui uniformare i propri comportamenti, poi prevede naturalmente la coazione, cioè la punizione, qualora vengano benissimo.